Rientrati in studio dopo la pausa pubblicitaria e dopo lo spazio come al solito di penalty che ha raccontato e racconta sempre ogni domenica il calcio dilettantistico dalla Serie D sino alla prima categoria. Rientriamo in studio per invece adesso parlare del calcio professionistico, parliamo di sala stampa di penalty che invece racconta le vicissitudini delle nostre squadre siciliane nell'ambito appunto professionistico. Andiamo subito a salutare il ritorno in postazione di Carmelo Puglisi. Ciao Carmelo. Ciao Ettore. Anche per te oggi una maratona televisiva. Beh, sono contento per il debutto a sala stampa che finora insomma non c'era stato. Non c'era stato. Benissimo, salutiamo anche Antonio Ravisalda che chiaramente ritornerà la prossima settimana. Conferma per la nostra Federica. Ciao Fede. Salve, buonasera. Bene, bene. E devo dire che oggi ho un parterre di una certa qualità. Ho il piacere di ospitare mister Salvo Bianchetti. Buonasera mister, come sta? Io bene, grazie per l'invito. Quando si parla di Catania un po' di cuore batte più del solito? Va bene, io ho vissuto 15 anni con Catania, ho lavorato. Sappiamo la sua storia. 15 anni come lavoro e poi vivo un passo dallo stadio. E sono nativo di Cibari, quindi quella è casa sua da sempre. Ogni giorno vuoi o non vuoi ci passo davanti dalla tribunale. È vero. Paolo Di Caro, Pianeta Catania. Ciao Paolo, buonasera. Dopo buonasera. Il tuo debutto alla prima puntata di Sala Stampa ho il piacere di ritrovarti in studio a rappresentare questa bella testata di Pianeta Catania che insomma è fissa all'interno della nostra trasmissione. Paolo, una battuta subito sul Catania me la devi fare, questo pareggio di Catanzaro ti è piaciuto? No, ecco, siamo in due allora. Assolutamente no. È da qualche settimana a questa parte che i nostri ospiti insomma parlano il nostro stesso linguaggio. C'è qualcosa che non va. C'è più di qualcosa che non va e soprattutto non c'è la sensazione che si voglia dare una scossa all'ambiente, perché per come si sono messe le cose persino un punto a Catanzaro poteva essere una buona notizia se non si fossero sbandierati altri obiettivi e soprattutto se il Catania giocasse un calcio diverso da quello che sta proponendo da qualche domenica. Dove possiamo arrivare così, Paolo? Dobbiamo sperare di non finire nel tritacarne dei playout, perché pareggiando le partite fuori casa e pareggiando anche quelle in casa è inevitabile che ci imbuchiamo dei dritti dritti. Certo, anche perché i risultati, a parte il Monopoli, i risultati non ci favoriscono, quindi ci sono squadre che hanno cambiato passo anche grazie al cambio dell'allenatore, che non è una panacea di tutti i mali, però ogni tanto serve. Facciamo l'esempio dell'Akragas, forse sì, quello più emblematico. No, lo facciamo. Vinto 4 partite di fila, ma insomma 5 partite di fila, questo significa non che Rigoli sia un mago, un prestigiatore, ma che evidentemente quell'ambiente avrà bisogno di una scossa, arriva un bravo allenatore sì, e riesce a dare la scossa. Vediamo se è d'accordo anche il mister, che insomma lui è stato in campo e conosce che spesso e volentieri un allenatore può veramente dare la svolta all'interno di uno spogliatoio, all'interno di una società. In questo caso il Catania potrebbe, chissà, magari pensare di cambiare il mister? Adesso mi fai una domanda difficile. Io dico in generale, di solito il cambio porta più attenzione da parte dei giocatori, più concentrazione, almeno all'inizio è sempre così. Se poi l'allenatore inizia come ha fatto Rigoli, oltre ad avere la capacità, bisogna avere anche la fortuna di vincere la prima gara. Sì, è vero. Dopo la prima si può vincere la seconda e così via. A me è capitato un anno a Crevalcore, nella C1 del Nord. Sì, mi ricordo. Io subentrai una squadra che aveva fatto dopo 14 gare 2 punti. Era retrocessa. Però, e da lì è partito poi. Però io andai perché era al Nord, che io non ci avevo mai allenato. Ho avuto la fortuna di vincere la prima partita a Como e poi ne vinsi 4. Però la quinta poi pareggiai in casa, mi ricordo, però poi facevamo sempre una vittoria, un pareggio. Salvò la squadra, mi ricordo. Come se per me bastava un'altra partita, sarei andato infatti, nei playoff. Fu un miracolo. Oggi l'Akragas ha subito per parecchi minuti. Però ha portato a casa i 3 punti. Però ha portato a casa il risultato, questa testimonianza che le poche occasioni avute è riuscita a sfruttarle. Io direi che Catanzaro Catania oggi ha visto 2 occasioni, una per parte, nell'arco di 90 minuti. E sono veramente pochi, sia per noi che per il Catanzaro, voglio dire. Francamente deludente. Allora, Carmelo, hai per caso un aggiornamento sul posticipo? Ancora 0-0 tra Roma e Palermo, anche se la partita all'Olimpico rischia di avere quasi essere un contorno rispetto al caso Totti che sì, oggi che tra poco, ha imperversato. Tra poco parleremo anche con i nostri ospiti perché voglio sentire anche la loro opinione. Allora, vediamo i risultati di Serie A insieme a Federica, in modo che così li commentiamo giustamente sia con il mister Bianchetti che con Paolo Di Caro. Vai. Bologna-Juventus 0-0, Verona-Chievo 3-1, Inter-Sampdoria 3-1, Sassuolo-Empoli 3-2,
Torino-Carpi 0-0, Genoa-Udinese 2-1, Atalanta-Fiorentina 2-3, Frosinone-Lazio 0-0. Allora, sottolineiamo che questa vittoria è importantissima, insomma, del Napoli. È importante la prossima lunedì, la vittoria potenzialmente importante del Napoli arriverebbe lunedì, che scavalcherebbe la Juventus. Tu che ne pensi? Sì, per la vetta della classifica, domani è una partita importantissima per l'11 di Sarri ed è altrettanto importante anche per Mihajlovic e per il Milan per avvicinarsi ulteriormente alla Champions League. È uno snodo importante per entrambe le squadre. Intanto per oggi la Fiorentina ha dato un segnale con la vittoria. Vincere a Bergamo non è mai facile. La Fiorentina tra l'altro lo ha fatto nel contesto di una gara molto complicata. L'Atalanta per un'ora si era chiusa, poi solamente la Fiorentina con l'ingresso di Kalinic a Bergamo è riuscito a trovare gli spazi giusti per vincere. Poter colpire. Mister, questo Napoli può veramente ritornare in vetta battendo il Milan? Oppure sarà un episodio, perché la Juventus potrebbe effettivamente poi le settimane successive riconquistare la vetta del primo posto? Perché è veramente ormai un discorso a due, è inutile negarlo. Sì, è un discorso a due. Io penso che il Napoli un po'... questo, se non lo vince, insomma, l'ha bruciato, insomma, da sé, perché aveva vantaggio e tutte. Però secondo me il domenica contro la Juventus, scorsa, lo scontro diretto, ha dimostrato di essere forte, però è come se secondo me ha fallito la partita clou, la partita il importante, match ball, sì, perché lì bisognava andare a fare ormai 0-0, la partita era 0-0, non si può prendere un gol in casa della Juventus. È stato un mezzo contropiede, perché Mertens aveva la palla al limite dell'area della Juventus, ha fatto un 1-2 con un giocatore che non c'era, l'ha data uno della Juventus. Vabbè, partita, è anche vero, mister, che poi Zaza ha fatto anche... Sì, bene, però è andato lì. E poi, secondo me, tutto si gioca in queste due gare, perché la Juventus, secondo me, partite non ne perde, e Bologna è un caso, magari dopo aver battuto il Napoli, comunque è stato bravo il Bologna, e il Napoli ha il Milan e poi va a Firenze. Sì. Se le vince tutte e due, allora secondo anche me... Anche se domenica prossima c'è, insomma, questo Juventus-Inter che, insomma, fa pensare... Ma la Juventus però è difficile che perde, è vero, anche io, è arcigna in casa. Troppo quadrata, troppo... Senti Paolo, invece voglio parlare di quello che è successo a Roma nella giornata di oggi. Tu sei un attento osservatore, insomma, quello che succede anche nelle normali squadre dilettantistiche spesso e volentieri succede anche, di raro, nelle società professionistiche, quando un allenatore convoca il suo capitano e gli dice: beh, fai una cosa, vai a casa perché non mi è piaciuto quello che hai detto. Non è stato troppo forte questo impatto anche nei confronti dell'opinione pubblica, questa scelta di Spalletti, secondo te? No, io ho vissuto e vivo... Anch'io avrei fatto così, se devo Ho vissuto sincero, e vivo fra Roma e Catania ormai da anni, quindi conosco l'ambiente romano. L'ambiente romano dal punto di vista calcistico è insopportabile per chiunque, calciatori, tecnici, dirigenti. Le radio che pressano 24 ore su 24. Sì, e poi non una o due, ma 10, un intero etere. 15, 20. Un intero etere. C'è un livello di pressione sulla squadra, sulla società veramente esagerato. Ecco, Totti ha un'età e una storia che doveva consigliargli di fare il padre nobile all'interno dello spogliatoio. Un giocatore come lui, con il suo passato, con il suo talento, doveva in questa fase essere il miglior alleato di Spalletti. Invece sta facendo prevalere il rinnovo del contratto alla sua età. Un'antica ruggine anche con Spalletti. Ma rispetto all'interesse superiore della città, che era quello di recuperare un ambiente, una squadra, che Spalletti, insomma, in qualche modo stava riuscendo a rimettere in piedi. Adesso questo tipo di atteggiamento da parte di Totti, che poi è venerato a Roma come una divinità, è un altro re di Roma, azzera paradossalmente quanto di buono è stato fatto. A questo punto, se la società non dovesse difendere Spalletti a spada tratta trovando una soluzione, il finale di campionato della Roma rischia di essere un'agonia. Attenzione, perché credo che comunque questa scelta di Spalletti sia stata anche ponderata in società prima. Secondo me dietro ci saranno altre cose che non conosciamo, perché Spalletti una settimana fa, due settimane fa, ha fatto un'altra dichiarazione. Ha detto: io non alleno il singolo, alleno la squadra.
Beh, e tutti si riferivano perché Totti non gioca, eccetera, eccetera. E probabilmente lì, secondo me, c'è una manovra anche della società. Perché, come ha detto, mollare un po'. Sì, secondo me fargli perdere un po' di potere e non fargli il contratto. Io penso che forse sarebbe stato giusto ed intelligente da parte di Francesco Totti fare lo stesso percorso di Del Piero, che è rimasto la bandiera della Juventus ed è andato a giocare per 2-3 anni, giustamente, quasi da ambasciatore del calcio. Probabilmente la scelta migliore, no? Beh sì, ma Totti non ha nelle sue corde questo tipo di atteggiamenti. Totti è nato e calcisticamente morirà con la Roma, sì, perché è l'unica città nella quale riesce a vivere calcisticamente a certi livelli. Sono d'accordo col mister, evidentemente la società non ne può più, fra virgolette, ecco, di essere condizionata da un grandissimo campione, sì, da un grandissimo calciatore che però è diventato più importante degli allenatori e della società stessa. E questo, quindi questo non è una pressione che un allenatore non sempre accetta. Non può. Ma è il discorso di Del Piero, di Maldini, ci sono dei giocatori molto importanti, ingombranti, e che poi a un certo momento diventano più importanti del presidente e quindi quasi ingestibili, e quindi le società cercano e hanno anche un po' la presunzione anche di giocare, e lì poi insomma saltano equilibri tecnici e tattici, dico bene mister? Soprattutto in una Roma che deve rincorrere, come ha detto giustamente anche Paolo. Oggi il calcio poi è più veloce, aggressivo, insomma, è Totti, un po' cambiato. La sua età la fa sentire. Garcia, certo, prima di andare via ha fatto capire che cosa accade un po' nello spogliatoio della Roma. Ci sono calciatori che, al di là di essere più importanti del tecnico, ma non si allenano in settimana, decidono quando si devono allenare e quando no, condizionano i compagni di squadra. Ecco, questo è quello che è mancato alla Roma di quest'anno, che aveva un organico potenzialmente in grado di competere con Napoli e Juve per essere lassù in classifica. È vero. Io, e poi dopo do la pubblicità, volevo sentire anche Carmelo su quello che è successo a Roma con Totti. Ma io sono perfettamente d'accordo con Paolo e con mister Bianchetti. A 40 anni, anche se tu pensi che la tua condizione possa essere ancora quella idonea, a 40 anni, i 40 anni non sono più, l'età per poter giocare a calcio a questi livelli. Ti devi fermare. Anche se ti chiami Totti, ti chiami Del Piero, ti chiami... No, però il percorso di Del Piero è stato diverso, no? Cioè è andato poi a giocare... Ma diciamo che la frizione, l'ambiente Juventus è diverso dall'ambiente Roma. I casi sono stati simili, solamente che a Torino sponda bianconera viene gestito in un modo, a Roma vuoi per la presenza dei media, vuoi per la presenza anche di un ambiente che opprime, sì, la squadra e la società, tutto è stato amplificato e tutto è stato gestito nel peggiore dei modi con l'intervista al TG1 e tutto quello che è seguito, certo, nella giornata odierna, però di fatto le vicende sono simili. Come ad esempio il caso che citava mister Bianchetti, anche il caso di Maldini, l'uscire di scena dei Maldini con i fischi dei tifosi, insomma... Lì è stata una scorrettezza, insomma... Uscire di scena... È stata un po' esagerata, insomma, la reazione dei tifosi. Fare uscire di scena campioni del genere è sempre complicato, e Totti non è da meno. Non è da meno, benissimo. Esatto, perché il campione dovrebbe uscire di scena. Il campione è campione, è riconosciuto, non c'è bisogno che lo deve dire ogni esatto, cioè che lo deve fare pesare, secondo me. Bisogna uscire sempre a testa alta, rischia di rovinare una carriera che è stata meravigliosa, perché nessuno può dire che Totti non abbia fatto una carriera meravigliosa per Roma e con la Roma. Io non so cosa ne pensano i nostri ospiti. Paradossalmente, l'unico caso tra questi in cui è uscito a concludere la carriera nel modo più glorioso, nel modo più bello, nel modo più gioioso, è stato Avie Zanetti. In quell'Inter che invece è sempre, tra virgolette, pessima nel gestire i propri casi mediatici. Però attenzione, può darsi che con Zanetti la società abbia già intrapreso ancora prima della sua, diciamo... No, per questo comunque, anche alla luce di ciò, è stato comunque gestito bene. Ripeto, secondo me a Zanetti gli avevano già promesso un posto, cose che invece forse non hanno promesso a Totti, perché a questo punto giustamente ci fa pensare che a Totti ancora non è stato promesso questo famoso ruolo in società. Ma sicuro, sicuramente. Perché con Zanetti gliel'hanno promesso e giustamente ha fatto un'uscita. Però io penso che i livelli sono diversi tra Zanetti e Totti, per come milizia, come importanza. Anche come caratura, sì, come diciamo, caratura tecnica morale. Io dico, io per esperienza dico, quando uno ha un giocatore forte come Totti o come Del Piero, o giocano titolari oppure bisogna metterli da parte, perché poi ti creano sempre qualche problema.
perché difficilmente il giocatore che è stato campione è stato sempre è disposto a un sacrificio ulteriore, esatto, di panchina, a fare un ruolo secondario. Bene, nel caso di Totti in particolare, perché Totti ha rinunciato a fare un ulteriore salto di qualità nella propria carriera per restare a Roma. Lo voleva il Real, si sapeva questa scelta. Questo lo ha collocato in una posizione nell'immaginario dei tifosi della Roma che è veramente al di là del bene e del male. Santificazione vera e propria, è vero. Allora ci fermiamo, abbiamo il primo break pubblicitario all'interno di Sala Stampa di Penalty, tra poco parleremo di Serie B, del Trapani soprattutto, e poi parte finale dedicata interamente alla Lega Pro con questo Catania che purtroppo, ahimè, continua a deludere. Ci lanci la pubblicità? Certo, Ettore, abbiamo un piccolo stacco per la pubblicità, mi raccomando non cambiate canale. Ritorniamo a parlare di calcio professionistico dopo la parentesi dedicata alla Serie A. Tra l'altro mi aggiorni ancora del punteggio del posticipo. È andata in vantaggio con un gol di Edin Dzeko e sempre il centravanti bosniaco pochi minuti prima aveva fallito un altro gol. Benissimo. Comunque, mi dispiace per il Palermo. La Roma ha preso le misure, insomma, sta giocando con grande il tasso tecnico è notevolmente. Anche se c'era anche grande curiosità per il ritorno in panchina di Beppe Iachini. Certo. Al termine certo. Di una vicenda tormentatissima. Anche se io non penso che la salvezza del Palermo passi da Roma sicuramente. Assolutamente. Infatti. Allora dicevo, abbiamo parlato di Serie A, adesso parliamo di Serie B con i risultati. Il Trapani giocherà domani, però già possiamo capire che questo Cagliari probabilmente ha la Serie A già in tasca, forse. Adesso sentiremo anche cosa diranno i nostri ospiti. A te Federica. Bari Latina 0-0. Cagliari Pescara 2-1. Modena Brescia 1-0. Ascoli Como 1-0. Vicenza Avellino 0-0. Novara Ternana 1-2. Livorno Cesena 1-1. Spezia Lanciano 2-0. Provercelli Entella 2-3. Salernitana Crotone 1-1. E Perugia Trapani, come abbiamo detto, si giocherà domani a partire dalle 20:30. Mister, Cagliari con 61 punti, Crotone 56, può già partire la classifica, così la commentiamo insieme a lei. Devo dire che il Cagliari, per gioco, per società, per qualità tecnica, per allenatore che un po' ci ha sorpreso in positivo, ha tutte le carte in regola a questo punto, per dire che probabilmente questa promozione ce l'ha già in una tasca, non sì, in tutte e due. Io penso di sì, è probabile anche il Crotone, perché il Cagliari sta facendo benissimo, il Crotone anche, e poi hanno, specie il Crotone, hanno la fortuna della squadra che deve andare avanti, perché hanno vinto partite anche rocambolesche. Sì. Anche partite che potevano perdere, invece poi le vincevano negli ultimi minuti. No? Pagheranno l'eventuale tasso di differenza andando in Serie A la squadra di Crotone? Ma sai, intanto uno ci deve andare, è come il Frosinone, intanto uno ci va, fa storia. No? Poi oggi il calcio è diverso, voglio dire, se uno oggi vale molto la preparazione, vale molto la tranquillità dell'ambiente. E ci sono tante... Beh, a Crotone devo dire che sono tranquilli. Sì, sto dicendo, uno che va è come il Frosinone, anche se perdi una gara con la Juventus, cosa chi si lamenta, non succede nulla. Dire. Tra l'altro Frosinone che tenterà questo miracolo di agganciare la Samp, oggi no? Io l'ho visto giocare contro la Lazio e ha meritato, e poteva, ha avuto la palla clamorosa, l'ha avuto Ciofani, che io ho incontrato in Lega Pro in C2 quando era ragazzo, sì, e si vedeva che era, e sono aveva due fratelli. Stoffa. Sì, era con il Celano. Il Celano. E io sì. Allenavo l'Igea Virtus e mi fece gol. Ah. E io mi ricordo che il figlio di Corvino, che fa il procuratore, sì, mi chiese su, perché non so se ce l'ha ancora lui con in procura. E io gli ho dato delle buone informazioni su questo show. Sì, con un servizio ho fatto un gol spostandosi la palla e incrociandola. C'è uno si che parla molto adesso di questo Ciofani del esatto, Frosinone, esatto. Perché secondo me è già pronto per una grande. No, sta dimostrando. Mi piace Carmelo, bravo. No, sta dimostrando, sai, la squadra gioca bene, fa un 4-3-3 fatto di bene. Movimento. Sì, di movimento, non scolastico come molte fanno il 4-3-3, però poi alla fine
non succede niente perché ognuno sta nelle proprie posizioni, in fase offensiva invece bisogna muoversi interscambi, e rischiare quando perdi la palla, no? Perché poi non trovi il giocatore al punto giusto quando perdi la palla. Sta facendo bene, non è con, voglio dire, una squadra che sulla carta non è fortissima, perché c'ha pochi giocatori che hanno fatto la, rosa è limitatissima. Che hanno fatto la Serie A, no? Come San Marco, ma è tutta gente che viene dalla C, poi ha fatto la B, quindi ha grande merito questo tecnico. Per ritornare a parlare di Serie B, Paolo, abbiamo parlato di allenatori emergenti, abbiamo parlato giustamente di Stellone, che a Frosinone sia l'anno scorso ma soprattutto quest'anno sta facendo bene, ma vogliamo parlare di questo Oddo del Pescara, perché io credo che il Pescara giochi meglio del Cagliari e del Crotone, ho questa sensazione. Mi hai anticipato. Oh, meno male. In realtà era esattamente quello che avrei voluto dire sulla Serie B, perché ho visto la partita fra Cagliari e Pescara. È vero, sfortunatissimo il Pescara. Il Pescara doveva probabilmente chiudere i primi 25 minuti sul 3-0, sì, e non, sì, avrebbe rubato, vero, assolutamente nulla. Poi è chiaro che l'inerzia della partita cambia, ci sono degli episodi, c'è l'autogol, insomma succedono delle cose che poi ti danno l'idea di come il Cagliari sia nella stagione nella quale tutto deve andare assolutamente benissimo. Però adesso 8 punti dalla Crotone sono tanti, quindi sì, il Pescara deve puntare a questo punto, basta, quantomeno nei playoff. Il Pescara, sono d'accordo con te, fra le prime tre è quella che in questo momento del campionato gioca decisamente perché meglio. Perché ho visto una squadra veramente velocissima, sì, occupazione degli spazi, ripartenze, velocità impressionante anche nella fase finale del campo. E mentre il Crotone, che però adesso ha un vantaggio significativo, certo, mentre il Crotone è dal punto di vista atletico in una fase di regressione, dopo aver ovviamente tenuto ritmi altissimi nella prima parte di campionato, il Pescara invece è nella fase di massima esplosione. Certo, adesso dovrà puntare ai playoff, quindi probabilmente non conta nulla quello che sta facendo adesso, perché le forze andranno tarate invece per la parte finale della stagione. Certo, perché poi occupare una buona posizione nei playoff ti permette tanti risultati a favore. Mister, lei che ne pensa su Oddo? Come allenatore, no, ha giocato la squadra del Pescara? Io penso che il Pescara è una società che negli ultimi anni ha sempre giocato bene, perché prima, quando io mi ricordo, c'era Zeman, cioè, no? Ultimamente c'era Zeman, vabbè, il terzetto delle meraviglie, che probabilmente a Pescara, esatto, non capiterà mai più. Esatto, quindi ci sono dei posti dove c'è sempre bel calcio, altri posti invece dove il calcio si gioca in modo diverso, si gioca sull'errore dell'avversario, no? E queste cose ci sono, queste piazze ci sono. Il Pescara gioca bene, però, come abbiamo detto prima, è l'anno del Cagliari, perché magari quando una squadra deve vincere. Allora, chiudiamo la Serie B, eccola qua la classifica, grazie alla regia guidata da Guido Messina. Trapani 33 giocherà chiaramente una partita importante proprio contro il Perugia, a Perugia domani. Trapani che fa un campionato un po' altalenante, no? Cioè partite importanti vinte, partite che poteva insomma fare punti, sono andate male. E domani, Ettore, parentesi, domani c'è il derby di Cosmi. E domani, domani c'è il derby di Cosmi, che gioca Perugia. Come vedete questa partita, mister? Ma è una partita che per il Trapani è difficile, anche se il Trapani non si può fare un pronostico. È vero, è una squadra che indefinita. Sì, indefinita. Magari quando pensi che perde vince, quando pensi che deve vincere invece perde la partita. È una partita aperta, perché la Serie B quest'anno tutte possono vincere con tutte, se togliamo Cagliari e probabilmente le prime tre. È vero. E poi perché il Novara, per esempio, che fino a qualche settimana fa aveva vinto tante partite consecutive, adesso si è fermato e ha perso anche con, certo, delle squadre. Io, ad esempio, Ettore, non so cosa ne pensa ad esempio Paolo, sì? Però ad esempio io personalmente ho sbagliato completamente previsione sulla Ternana. Sulla Ternana, a settembre, con gli amici che mi domandavano, la Ternana la davo già in Lega Pro, invece Breda sta facendo un lavoro straordinario. Breda sta facendo un lavoro sotterraneo, direi, con una squadra senza grossi mezzi tecnici, ma è vero. Ma questo ragionamento per la Serie B non vale quasi mai, cioè nel senso, puntare soltanto sull'aspetto tecnico, sui giocatori, sull'organico capace di reggerti un campionato non è mai sufficiente, e le vicende del Catania ne sono la testimonianza più lampante. Infatti mi volevo allacciare a questa cosa, stiamo qua vedendo adesso, pur con le difficoltà, vediamo una squadra come quella del Bari,
che ha comunque un organico di grandissimo livello, dove non si riescono però a trovare quelle alchimie dal punto di vista dell'ambiente, della società, della capacità di restare ad alti livelli, che poi invece si trova in piazze più piccole, con squadre orgogliose come il caso della Ternana, con un fenomeno come quello del Trapani, ne parlavamo anche l'altra volta. Ecco, secondo me il Trapani è nella sua dimensione, sì, ma la cosa più bella di questa società è quella che... La serenità? La serenità e il fatto che non cerca mai di fare il passo più lungo della gamba. Giusto. Cioè è una società che punta molto sul rafforzamento di tutto quello che sta anche attorno al calcio, sì, punta molto sull'immagine e sulla comunicazione. E poi magari tentare dopo successivamente un'eventuale promozione. Non fa mai quello che troppe società invece fanno, puntare quasi esclusivamente sul fatto tecnico, sui calciatori, su quello che accade in campo, regalando ai tifosi illusioni senza poter poi Questo ci fa pensare che se non c'è una programmazione non si va avanti. Da nessuna parte. E in questo caso appunto il Trapani sta facendo questo percorso in positivo che sono sicuro lo porterà probabilmente nel giro dei prossimi 2 anni a essere una bella realtà in Serie B e chissà magari tentare l'avventura in Serie A. Sì, perché poi il Trapani, lasciamo perdere la Serie A, ma la Serie B è per il Trapani la dimensione corretta. Quindi il fatto di fare tante stagioni di buon livello in Serie B significa dal punto di vista del consolidamento. Perché l'appetito viene mangiando. Va bene. Ok, un aggiornamento sul posticipo. Il risultato è sempre di 1-0 per la Roma, pochi minuti fa palo di Pjanic su punizione. Benissimo, quindi insomma il Palermo sta cercando di... Il Palermo si difende, la Roma attacca, controlla la gara. Tasso tecnico mi ha detto totalmente diverso. Il risultato però sempre di 1-0. Sempre di 1-0. Allora ci dobbiamo fermare, abbiamo un altro break pubblicitario e poi subito grande finale dedicato alla Lega Pro con questo Catania, con questo Agrigento. Siamo doppiamente contenti perché 6 settimane fa abbiamo avuto Pino Rigoli a penalty e gli abbiamo augurato buona fortuna. Settimana successiva prende l'Agragas, 5 partite vinte, quindi noi di penalty portiamo fortuna. Mister, lei cerca squadra? Vuole ritornare in campo? Ah, se mi chiamano, io non chiamano. No, vabbè, di chiamare chiamano, che c'entra? Noi portiamo anche un po' di fortuna, ma lei vorrebbe rientrare? Come no? La sua grande passione, ancora insomma, è assolutamente... Non è che sono fermo per mia volontà, sono fermo perché un po' è cambiato il mercato e perché non chiama nessuno. Allora, le scelte... Adesso si usano, stanno usando gli ex calciatori. Bravo. Però gli ex calciatori alla fine... Non è che tutti poi sono... L'esperienza poi è importantissima, poi molte insomma, società... a vendere, voglio dire, quindi sicuramente, pazienza. Io lo vedrei bene in una bella squadra di interregionale, mister, però, Ma non c'è... Ha visto cosa sta facendo la Nissa, sta facendo un bel campionato, lei ha avuto una bella esperienza a Caltanissetta, tra l'altro. No. Lasciamo perdere? Allora, io... In Sicilia non ho mai avuto io delle esperienze. Però era una bella piazza, è una bella piazza Caltanissetta. Poteva andare meglio. Ma no, ma io ci sono stato, onestamente non ci tornerei neanche. Dico, non è stata molto bella la partita. No, perché Caltanissetta, almeno per quello che ho visto io, c'è un ambiente strano, perché potenzialmente potrebbe fare grandi cose. Sì. Però se un imprenditore si mette a fare qualche cosa, tutti gli altri gli vanno contro. Scatta l'invidia. Sì, proprio gli vanno contro. È un ambiente strano. Cioè, peccato che perché la piazza americana almeno un interregionale. Certo, almeno un interregionale. Però vabbè, quando sono andato io c'era insomma, un sacco un po' di confusione. Sì. C'era un po' di confusione. Il rammarico in questo momento. In provincia di Catania, in Sicilia in particolare, ma anche in provincia di Catania, forse non ci sono progetti all'altezza. Magari per avere Bianchetti, non dico in panchina, ma quantomeno nel ruolo di supervisore, o comunque averlo in società, o comunque chiedergli un contributo. Ma ci vogliono i progetti. Io credo che nessuno oggi sia nelle condizioni di poter... Ci vogliono i progetti. Prendere il suo numero di telefono, chiamarlo e chiedergli un contributo. Ci vogliono i progetti. Se non ci sono quelli non si va da nessuna parte. Ma non solo i progetti. Qui il problema è che poi la realtà del calcio è una realtà che va di pari passo con quello che è il tessuto imprenditoriale. Bravo. Di una provincia e di una città. Non dimentichiamoci che in questo momento Catania, e quindi Catania come comune capofila di un'area metropolitana, sta vivendo una crisi dal punto di vista imprenditoriale, forse senza precedenti. Senza precedenti. Cioè gli unici gruppi che riuscivano ancora a muovere qualcosa nell'economia cittadina non esistono più.
sono stati asfaltati per colpe loro e per colpe non loro, quindi di conseguenza tutto quello che ruota attorno ad attività che poi hanno bisogno di denaro, chiaro, per poter funzionare, inevitabilmente sono ferme passo. E quindi giustamente le squadre non si possono poi insomma alimentare soltanto a parole, ma bisogna, esatto, alimentarli con i fatti, che sono soprattutto i soldi, perché se non si investe con i soldi non si può andare avanti da nessuna parte. Federica, mi complimento ancora con te. Grazie. Per la tua miss firmata Piazza Italia. Grazie. Che si trova ai portali. Complimenti, perché devo dire quest'anno Piazza Italia ha realizzato secondo Legati me una linea meravigliosa, e poi insomma il tuo sorriso, il sorriso Grazie. Di Federica è il top. Grazie. Ci lanci la pubblicità? Sì, abbiamo un'altra piccola pausa, mi raccomando non cambiate canale. Sala stampa di Penalty racconta solo ed unicamente il calcio professionistico, lo fa la domenica a partire dalle 21 al termine di Penalty sino alle 22.10, 22.15, quando poi passeremo la palla invece ad Alessio Patti e il suo Penalty Futsal, che parla solo ed esclusivamente del calcio a 5. Mister, ma lei del calcio a 5 che opinione c'ha? Così, una curiosità, lei che insomma è un intenditore importante del calcio nostrano e non solo. No, io ogni tanto che le partite la vedo, ho avuto anche giocatori argentini provenienti dal calcio al 5 che in effetti erano tecnicamente di qualità, sì. No? C'è un ragazzo a Terni, si chiama Alessandro, senza da, che era veramente un fenomeno. E poi io, diciamo, ho fatto bene anche nel calcio 11. Anche perché il calcio a 5 è un calcio di velocità, di tecnica e anche di tattica, perché bisogna muoversi in un determinato modo nel campo a 5. Sì, ma anche le squadre, diciamo, che giocano a 11 fanno degli allenamenti su spazi ridotti, sì, perché nello spazio ridotto si migliora la velocità, il ragionamento, certo. Devi ragionare in tempi più brevi. Quindi, voglio dire, a me è uno sport che piace. Bene, allora, aggiornamento. Sempre 1-0 per la Roma. È finito il primo tempo già? Che no. Ancora no, non è finito. No. Benissimo. Allora, parliamo adesso di Lega Pro. Lo facciamo intanto con i risultati e poi insomma avremo modo di parlare con i nostri ospiti ampiamente su questa pagina, non soltanto legata al Catania ma anche al Messina, ma soprattutto a questo Akragas di Rigoli che vince anche ad Andria. A te i risultati, Federica. Materale Messina 1-1, Lecce Foggia 3-1, Paganese Lupa Castelli Romani 2-0. Casertana Cosenza 0-1, Juve Stabia Martina Franca 6-0, Fidelis Andria Agragas 1-2, Melfi Ischia 3-0, Catanzaro Catania 0-0, Monopoli Benevento 1-3. E partiamo proprio da questo risultato finale, perché il Benevento, espugnando Monopoli, balza al primo posto seppur con un punto di penalizzazione. Eccola qua la classifica: Benevento con 45, Lecce 42, Foggia e Cosenza 41, Casertana 40 e poi tutti gli altri a scendere. La battuta iniziale la facciamo con Carmelo. Guardando questa classifica ci rendiamo conto che il Benevento, quello che aveva fatto a vedere a Catania vincendo, lo sta dimostrando anche nel corso del campionato: qualità, quantità e anche un tatticismo di Auteri straordinario. Il merito del Benevento soprattutto rapportato anche alla qualità della concorrenza, perché sta riuscendo comunque a costruire il suo vantaggio su squadre attrezzatissime come Lecce, come il Foggia, come la stessa Casertana, quindi assolutamente merito ad Auteri. E non è detto che quest'anno il Benevento ci prova da anni senza riuscirci, non è detto che questo possa essere l'anno buono per Corona, la formazione sannita, insomma da anni sogna la Serie B. Anche perché insomma Benevento è una piazza che la Serie B potrebbe farla senza nessun problema, perché ha un bel bacino di spettatori, di pubblico, di tifosi. È una squadra che con qualche piccolo aggiustamento, forse legandolo alla Serie B, potrebbe dire anche la sua, non dico di vincere il campionato, però può ben figurare. Sentiamo poi il parere del mister. Benevento poi è un presidente, io penso che sia sempre lo stesso, gli ultimi Corito, no? Mi sembra sì. che sia sì.
che ha investito un mare di soldi, vuole la Serie B, ogni anno investe soldi e va sempre male, o sbaglia il tecnico, o sbaglia qualche cosa, sbaglia. Quest'anno invece sta affilando tutto liscio, il Benevento visto a Catania in effetti è... ha asfaltato il Catania. Ma ha giocato bene, ha avuto un sacco di occasioni, per... poi il tecnico Udere conosce bene la categoria. La categoria, insomma, è preparato. Anche il pubblico campano conosce bene, no? Ha vinto a Nocera. Sì, ha giocato, ha lavorato a Nocera. Quindi voglio dire, secondo me se la giocheranno loro e il Lecce. Il Lecce, il Lecce è più del Foggia, mister? Sì, perché come secondo me il Foggia ha sbagliato delle partite importanti in casa, perché mi sembra che in casa ha fatto 3 o 4 pareggi meno, consecutivi, sì. E significa che gli manca qualche cosa. E probabilmente all'assetto ha il gioco, però gli manca qualche giocatore che possa fare la differenza nei momenti in cui incontri una squadra insomma che ha la pari, più quadrata, esatto, più che quadrata. C'è equilibrio, lì poi ci vuole il giocatore e il Benevento ce li ha, questi giocatori, come ce li ha il Lecce. È vero. Paolo, da che parte iniziamo su questo processo Catania, che poi non è un processo ma è solo un modo per cercare di capire cosa sta succedendo? Noi la settimana scorsa abbiamo avuto l'avvocato Rapisarda che ci ha fatto un quadro anche un po' disastroso, nel senso che sì, salviamo la squadra e poi ripartiamo dalla D, perché sono queste le voci che girano intorno in questo momento alla società. Però io non voglio parlare di questo, no. intanto parliamo di questa situazione tecnico-tattica della squadra di mister... Intanto non ne parliamo perché ci vorrebbe la palla di vetro e quelli, quelli che hanno certezze non so dove le vadano a trovare, perché poi quello che ci preoccupa di più è la nebulosa che c'è attorno al Catania e non invece le certezze che vengono sbandierate. Allora, tu che ne pensi? Io penso che bisogna distinguere due aspetti. Se noi dovessimo giudicare la partita di oggi per quello che è, dovremmo dire delle cose se non fosse inserita nel contesto di un campionato. Quindi oggi forse l'atteggiamento del Catania è stato meno indisponente di altre trasferte. Di sicuro c'erano delle condizioni ambientali, un vento fortissimo. Vento fortissimo nel primo tempo. Che, sì. che non consentiva di giocare in un certo modo. Però purtroppo questa squadra non l'abbiamo vista soltanto oggi. Ecco. L'abbiamo vista nell'arco di un certo numero di partite. E abbiamo ormai qualcosa più che la sensazione che questa squadra non riesca ad avere verticalità, non trova spazi, non ha il giocatore poco geometrico a centrocampo, non ha il giocatore che inventa per le punte. Se Calille non è in condizione di scendere in campo, diventa una squadra assolutamente sterile dal punto di vista offensivo. Se Calderini non è schierato nel suo ruolo, quello che predilige, non dà al Catania quello che vorrebbe. E poi purtroppo dobbiamo dirlo, perché mi dispiace, c'è il mister, deve parlare degli altri allenatori. Ma incaponirsi sulla scelta del triplo mediano a centrocampo quando ci confonde squadra, anche a noi, quando questa squadra non ha fantasia, non riesce a lanciare i propri giocatori in attacco, non riesce a produrre delle azioni offensive decenti. Ecco, io credo che da questo punto di vista la misura sia veramente colma. Io capisco che ormai l'obiettivo della società è la salvezza. È la salvezza. Ma siccome la classifica non dice affatto che siamo salvi e dice anche che alcune delle squadre che sono lì alla fine giocano al calcio, la Juve Stabia oggi ne ha fatti 6, insomma bisogna stare molto molto attenti, perché a parte le ultime due, ma anche la terza, l'Ischia, poi è tutto aperto. E quindi finire nelle sabbie mobili dei play-out è davvero... Anche perché la settimana prossima c'è lo scontro con la Casertana, che non è una partita facile, no, mister. Oggi abbiamo visto la Casertana, poi lascio la parola a Salvo Bianchetti, abbiamo visto questa pantomima del presidente Lombardi che ci dice già che tipo di Casertana troveremo alla prossima partita, perché quando tu fai questa pantomima all'89esimo non lo fai per la partita che stai giocando, ma per quella che la fai per le successive. Quindi l'intento è quello di dire: adesso noi siamo penalizzati dopo aver dominato il girone d'andata, siamo penalizzati dagli arbitri, quindi volente o nolente qualcosa potrebbe succedere, potrebbe succedere. Mister, lei come vede questa partita con la Casertana? Ma io dico che la Casertana, anche se era nelle prime posizioni, è stato prima per tanto tempo, ma non aveva un organico per poter vincere il campionato. Infatti anche quando vinse in casa col Catania, il Catania poteva probabilmente raccogliere di più rispetto a quello che è la classica squadra che è partita bene, che c'è un allenatore che viene dalle giovanili, che c'è entusiasmo, però non aveva una
non aveva niente, diciamo, rispetto, infatti poi in classifica, diciamo, rispetto alle altre, no? Pian pianino perde posizione, sta prendendo posizione. E quindi il presidente, sì, probabilmente uno dice: io mi lamento così mi danno ascolto. Anche perché vado a giocare a Catania la settimana prossima. Però no? Secondo me, se lui pensava che poteva vincere il campionato, secondo me sbagliava. Anche perché Casertana, perché poi non è che si sono rafforzati a gennaio, non è che a gennaio sono rafforzati a dire: oh, ci è capitato questo colpo di fortuna che siamo in testa, adesso cerchiamo di fare. Mi ha chiamato la battuta: si è rafforzato secondo te a gennaio il Catania? A dicembre? No, ma non ha neanche scelto di rafforzarsi. Volutamente. Non ha trovato un esterno difensivo. Oggi il tecnico ha deciso di fare la rivoluzione in difesa, tenendo a riposo i due titolari a destra e a sinistra, e ha dovuto reinventare la difesa. E quindi è stato un miracolo, perché i giocatori poi sono tecnicamente validi, che non ci siano stati problemi più gravi sulle fasce laterali in fase difensiva. Ma ha la sensazione che alcune decisioni siano veramente cervellotiche. Un po' troppo. Siano legate ad una ostinazione nelle proprie idee, che purtroppo non è supportata da quello che poi succede in campo. Perché se Pancalo avesse con grande tenacia avesse portato avanti le proprie idee, avesse anche perso delle partite dimostrando di volersele giocare, che se la giocava, alla fine, avremmo parlato di qualcosa di diverso. Invece questo è un Catania che, a parte oggi, ripeto che non fa testo, perché alla fine lo 0-0 non va bene per quello che abbiamo visto. Però ce lo teniamo. Ce lo teniamo perché potevamo anche tranquillamente perderla questa partita, così come abbiamo visto. Invece il punto è che questo è un Catania che non gioca, è un Catania che non riesce a produrre azioni da gol, è un Catania che alla fine lascia l'amaro in bocca. E chi dice il problema del Catania non è Pancalo? Noi dobbiamo giudicare quello che accade in questo momento e fare una fotografia dell'esistente. E lui mette i giocatori in campo. Che poi ci siano problemi societari, che poi ci sia tutto quello che vogliamo. Abbiamo visto anche in altre società che erano prossime al fallimento, che tecnici e giocatori con gli attributi, diciamo così, hanno portato a termine le stagioni con serenità e raggiungendo intanto il loro obiettivo. Mister Bianchetti, ma come dice Paolo, questo centrocampo piange del Catania, quindi qualche aggiustamento forse in più sarebbe stato ideale nel mercato riparatore? Ma no, io dico una cosa, io faccio una, diciamo, una disamina un pochettino più ampia. Questa è una squadra che nelle prime 7-8 gare giocava bene. Aveva impressionato, faceva bene, faceva un bel calcio, arrivava in porta con una certa facilità, quando accelerava andava in porta. Le prime tre partite nessuno si aspettava un Catania così, esatto, in palla. Ma poi gli hanno preso le misure. E poi l'hanno capito come giocava Panca. No, però io dico, diciamo, da addetto ai lavori, mi piacerebbe capire poi cosa... Il raddoppio della Roma con Keita. Ah, 2-0 sul Palermo. Bene. Siamo al settimo del secondo tempo. Bene, no, perché non vorrei che i tifosi pensassero che io stia tifando la Roma, però siamo al settimo del secondo tempo. No, te l'ha detto l'amore, che a me piace poi capire perché una squadra che ha fatto bene con lo stesso allenatore, con lo stesso organico, questa, diciamo. Questa era la novità però, mister, all'inizio. Beh, il fatto che la piazza aspettava questo Catania, è stato un problema che hanno fatto una preparazione per partire veloce e recuperare l'handicap. Alcuni addirittura la preparazione non l'avevano neanche fatta. È stato anche, ci sono stati degli infortuni importanti dei fattori che hanno fatto sì che le prime tre partite questo Catania ha sorpreso. È sorpreso. Invece da lì, secondo me, bisognava sfruttare i problemi societari. È un paradosso, ma non lo è, secondo come me. Come stimolo. Certo, come motivazione, perché uno che ha già azzerato dopo tre gare l'handicap, certo, è lì per poter fare un campionato. Però sappiamo benissimo, viste, che poi dopo sono arrivate altri problemi su altre situazioni. Però quindi... sembra che c'è una che il Catania quest'anno è un anno di passaggio, che si deve salvare, e quindi va bene anche il pareggio. Ma si potrà anche salvare, però come abbiamo detto da qualche settimana, si salva e poi si riparte dalla D. Paolo, che ne pensi? Io su questo non devo dire la verità, non riesco a fare delle previsioni, però le voci sono insistenti. Però è vero che non abbiamo la sfera di cristallo, però è anche vero che insomma l'andazzo è questo, e soprattutto secondo me l'ambiente deve cominciare ad adattarsi anche ad un concetto per cui
forse è meglio ripartire dalla, l'esempio di Parma, di Siena, di Padova. Questa agonia io credo che non serva a nessuno. Ma partire allora, però con un progetto societario chiaro. Allora, io su questo sono in disaccordo. Per un motivo molto semplice, perché se noi fossimo una città nella quale, abbiamo detto prima, una città nella quale ci fosse la gara dal punto di vista imprenditoriale per prendere una società come il Catania o un'altra società dalla e serie portarla D. ad alti livelli, e allora ma sai, in questo momento c'è qualcuno che sta facendo da tappo rispetto a una città esplosiva dove ci sono imprenditori pronti a prendere il Catania e portarlo chissà dove. Ma non è così. Non è così. E allora, siccome di speculatori che sull'eventuale fallimento del Catania avevano puntato tutte le proprie carte, ne abbiamo visti tantissimi nel corso della storia. Sì. E quando l'idea è che bisogna prendere una società fallita, questo già vuol dire che non hai abbastanza risorse economiche per poter fare campionati importanti. Assolutamente. E allora direi calma e gesso, cioè portiamo a compimento questa stagione. A quel punto probabilmente capiremo, anche dal punto di vista degli assetti societari, che cosa accadrà. E io leggevo in settimana un articolo di un collega che conosce abbastanza bene le vicende societarie del Catania, che faceva riferimento alla possibilità di nuovi assetti societari sempre legati all'attuale proprietà. Io non lo vedo necessariamente come un fatto negativo, anche in funzione della cessione del Catania, che rimane la soluzione prioritaria. Solo che il Catania non si può cedere se il Catania non ha una società riconoscibile e soprattutto se questa società non è nelle condizioni di operare. Bene. Quindi meglio una società nelle condizioni di operare che possa vendere il pacchetto completo, spacchettato, tanto Torre del Grifo non è spacchettabile al momento dalla società, e chi deciderà di comprare il Catania lo faccia con l'ambizione di tenerla nei campionati che merita. Ripeto e chiudo, perché ripetita Juvent, non sappiamo cosa farcene di speculatori che vogliano affossare la matricola del Catania per poi ripartire da un campionato minore e lasciarci vivacchiare per chissà quanto. Però è anche vero, Paolo, che comunque bisogna anche dare eventualmente, io vedo l'altro lato della medaglia, dare la possibilità a chi volesse di fondare una società nuova, comunque iniziare un progetto diverso da quello. Ma non so se la piazza è pronta. Ma chi vieta a chi vuole? Peraltro mi pare che in passato qualcuno ci abbia provato. Chi vieta a un eventuale imprenditore del mondo del calcio di creare una società diversa, farla partire dai campionati minori? Ma non c'è la società, non ci sono gli uomini, non c'è. Va bene, allora, aggiornamento, pubblicità e poi saluti finali. Sempre 2-0, Dzeko e Keita. Che minuto siamo? Siamo al 12° del secondo tempo. Perfetto, ma non mi hai detto tu sul Catania, su questa partita giocata a Catanzaro? Beh, io tutto sommato un punticino che muove la classifica, ma nulla di più. Insomma, è un campionato, quello del Catania, talmente anonimo, talmente privo di spunti, di contenuti, di emozioni, direi. Sì. Che, insomma. Certo, veniamo da stagioni molto più intense. Io dico 0-0 Catanzaro e va bene così. La settimana prossima adesso pensiamo alla Casertana. Che non è per niente facile. Ci lanci la pubblicità, Federica? Certo, altro piccolo stacco, mi raccomando, rimanete con Penalty. Parte finale della nostra trasmissione, stiamo per chiudere la sala stampa di Penalty, che naturalmente ritornerà la prossima settimana dopo Penalty, che chiude invece alle 21. Tra poco lasceremo il testimone naturalmente ad Alessio Patti, il suo Penalty Futsal. Parliamo sempre di Lega Pro, lo facciamo nella parte finale parlando soprattutto di questo Akragas. Ettore, io intanto perdonami, sì, ti devo interrompere, perché durante la nostra pubblicità, sì, Salah ha segnato 2 gol e la Roma adesso conduce per 4-0. Questo mi fa pensare che la squadra un po' è con Spalletti, perché nel calcio succede anche questo, mister. Vabbè, certo. Non è una cattiveria, ma insomma lei è un intenditore. Non ha risentito, diciamo, di questi rumori che sono stati dei professionisti veri e propri. Tornando all'Akragas, sì, io lunedì mi sono sentito con Rigoli, gli ho fatto i complimenti. Ti salutiamo, ci sì, segue tantissimo. E in effetti sta facendo una cosa bellissima, perché quinta è vero vittoria, che quando uno subentra c'è sempre un cambiamento, però se non hai qualche cosa dentro da trasmettere e non hai anche i giocatori, giusto, difficile che si possano vincere
4-5 partite consecutive. E quindi sta facendo una grande cosa e gli auguro di continuare. Assolutamente. Senti Paolo, ma questo cosa mi fa pensare? Che allora in questo caso sulle grottaglie c'era forse, insomma, un certo attrito con la squadra, perché sai, cambiare e poi arrivare con un allenatore che ti vince le prime 5 partite, no, chi ha fatto calcio lo sa, stona questa cosa. No, c'è più forse il fatto che invece Pino Rigoli conosca l'ambiente. Ecco, questa è la differenza, nel senso che quando si incrina qualcosa nel rapporto con la squadra, con la città, con la società, è più complicato per uno come le grottaglie, che non viene da quell'ambiente, riuscire, certo, a rimettere in moto la macchina. Invece Pino Rigoli conosce bene l'ambiente, conosce molti dei giocatori, ha fatto qualche scelta giusta. Io vorrei spendere due parole per Di Grazia, per esempio, perché questo ragazzo faticava a trovare spazio nel Catania, perché è troppo giovane, perché è acerbo, perché è inesperto, perché con una struttura fisica non adeguata ai Marcantoni che ormai giocano nei campionati di calcio, però è andato ad Agrigento in un ambiente nel quale gli si è data fiducia e sta dimostrando che ha i numeri per poter far bene. Ma è in prestito. E questo a testimonianza del fatto che negli ultimi anni la necessità da parte del Catania di raggiungere sempre obiettivi diversi da quelli iniziali della stagione l'ha portata, forse erroneamente in alcune fasi, a puntare su giocatori fra virgolette cosiddetti di categoria, tralasciando il fatto che aveva fatto un grandissimo lavoro sul settore giovanile e forse un paio di elementi, non tutti in una volta, ma su un paio di elementi si poteva puntare qualcosina in più. È vero, mister, e poi chiudo, ma ce lo siamo lasciati sfuggire a Catania un personaggio come Pino Rigoli? Oppure Pino Rigoli non è pronto per una piazza come Catania? No, secondo me potrebbe essere sempre un rischio per lui. Per lui, voglio dire, è meglio che uno fuori ha sempre più tempo. Qui non si è mai profeti in patria. Qui se uno perdeva una partita magari si sarebbe lo avrebbero sbranato. Bene, allora è vero che è stata una sorpresa. Oggi giustamente tutti tessiamo le lodi, chiaro, di Pino Rigoli, chiaro, e facciamo chiaro, bene. Chiaro. È anche vero che è stata una scommessa della ragazza, perché Rigoli mancava dal calcio professionistico da tanti anni, le esperienze con il Modica, aveva fatto delle belle esperienze regionale, con la Juve Stabia, mai in Serie C. Non erano state entusiasmanti, quindi è stata una scommessa che l'Agregas giustamente e siamo contenti, perché siamo contenti. Quando un allenatore catanese raggiunge questi livelli è insomma una cosa positiva anche per la categoria stessa. Allora chiudiamo, salutiamo Paolo Di Caro. Paolo, una battuta veloce: speranza, ottimismo. Beh, su cosa dobbiamo puntare? Dobbiamo puntare intanto, ripeto, su una scossa nell'ambiente, altrimenti si rischia di vivacchiare fino alla fine e non è detto che questo poi non possa significare qualcosa di brutto. Quindi io spero, mi auguro che intanto si cerchi di salvare questa stagione e di farlo anche dando quella necessaria nuova linfa della quale in questo momento il Catania ha bisogno. Sempre. Salutiamo tutta la redazione di Pianeta Catania. Grazie. Chiaramente la prossima settimana, mister, nella speranza di rivederla non qui nelle vesti di opinionista ma di allenatore, perché insomma la sua esperienza è talmente importante che mi sorprende giustamente come nessuna società abbia un progetto a lunga gittata. Ma sono sorpreso anch'io. Infatti, però, siamo sorpresi tutti. Bisogna accettare le cose che ti riserva la vita. È un momento che è stato un cambio generazionale. Tra l'altro però, c'è una bella scuola calcio. E mi dedico più ai giovani in questo momento, che poi sono partito io con i giovani quando ho iniziato a lavorare. Che bella soddisfazione, però. Quelli ti seguono fino alla morte. Abbiamo una bella scuola calcio, si chiama Catania 80, che è affiliata al Milan. Noi affiliati al Milan, difatti a me... Io vado, invece di andare ad allenare, vado a Milano, che mi aggiorno, sono stato già due volte quest'anno. Ed è una cosa bellissima, perché poi questa cosa la porta ai ragazzini, che per loro è un sogno, no? Quando si parla di Milano. Sì, quattro ragazzi nostri sono andati lunedì scorso a Milano per un giorno, si chiama, loro fanno venire da tutta Italia. Esperienza meravigliosa. Sì. E hanno fatto bene, c'è un portiere, si chiama Valerio Porto, del 2002, che ha delle grandi potenzialità e ha fatto bene. Bene. D'altra parte sappiamo speriamo che la scuola calcio sua è molto in voga. Professionale. Allora, assolutamente. Salutiamo Carmelo, è finita per te la tua domenica sportiva, adesso ti riposi come anch'io farò, perché lasciamo spazio giustamente ad Alessio. Con te ci rivedremo domenica prossima con Penalty.
Federica, tu sarai l'unica che continuerai la tua bella domenica sportiva. L'ultimo sforzo, questi 45 minuti dedicati al calcio del futsal. Grazie, esatto, a Federica. Grazie. Che dire, noi ci vedremo la prossima settimana puntuali alle 19 con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Rimanete con noi perché la nostra domenica sportiva siciliana continua. Adesso ci sarà il calcio a 5 di Alessio Patti. Arrivederci a tutti, buon proseguo e buona domenica.